sempre più ricca, vogliamo che sia questa bella regione, care e cari consigliere e consiglieri dell'Emilia Romagna, e dalle vostre finestre, proprio qui dove sorge il vostro palazzo, assisterete all'inizio di una nuova impresa che partirà proprio qui su questo suolo ricco, ma che nasconde altre ricchezze, e siamo qui per stanarle queste ricchezze. Eccola qui, la grande idea, innovativa, sostenibile, perché infatti lo sto sostenendo, circolare, perché le trivelle girano in circolo, mica in quadrato, rinnovabile come il Papa, che sì, rinnovabile perché morto un pozzo se ne fa un altro. Care e cari consigliere, consiglieri dell'Emilia Romagna, abbiamo deciso che voi e la vostra gente, chi vi ha votato, ma anche chi a votare non ci va proprio, bambine e bambini, neonate e neonati, tutte e tutti, ma davvero, vi beccate 7 nuovi pozzi tra petrolio e metano, no scusate, volevo dire gas naturale. Qui comanda il PIL, lo sviluppo a tutti i costi, anche se distruggiamo tutto, anche se così vi togliamo il futuro, anche se continuando così ci saranno malattie, carestie, siccità, fame, morte, guerre, guerre! Eccolo! Il petrolio! Il petrolio! Petrolio! Sangue della terra, milioni di corpi di animali marini morti da milioni di anni, schiacciati da immani pressioni nella loro tomba, cadaveri che non sarebbero mai più emersi se il genio dell'uomo non li avesse trovati ed esumati dalla loro sepoltura, perché il genio dell'uomo non basta sfruttare gli altri esseri umani, non basta sfruttare gli animali non umani, no! Al genio dell'uomo spettano anche questi corpi disfatti ed anche il gas della loro putrefazione. Ora bruceremo tutta questa morte. Cosa fate? Cosa state facendo? Ingrati! Rinunciate alla ricchezza, ai posti di lavoro! Cosa state facendo? La nostra ricchezza! La possibilità di bruciare! Tanta anidride carbonica ancora in atmosfera! E voi la state sprecando! Facendo, non capite, non capite il progresso, la crescita, il prodotto interno lordo, la ricchezza, la sostenibilità, l'economia circolare, la resilienza, la crescita. La crescita.